E vaffanculo, stronzo. La situazione qui, dopo quel bel creeper, è diventata ancora più complicata di prima. Innanzitutto è notte, sta piovendo e non si vede un benemato cazzo. Comunque la serie continua. Questa mappa, diciamo, potrebbe essere anche migliore. A me è bilanciata il grado di pericolosità e buono. Allora, sto aspettando che crescano gli alberi, in modo da fare un po' di legna. Ma ritengo che la situazione sia, come dire, noiosa adesso. Devo stare qui ad aspettare. Due maiali e due galline. Pensa che c'è il muro. Facciamoli fuori. Le devo lasciare in vita per motivi di accidente. Sennò chi me ne fa le uova? Che due palle mi sta facendo. Poi, dovrei aspettare che arrivino e crescano gli alberi. Incomincia a diventare un po' pallosa di cose. Sta per sorgere il sole. Forse. O è un bug del. No, sta facendo proprio il sole. Qua tutto a posto. Qua tutto ok. E poi invece faccio la cazzata. E abbiamo dove sta? Guarda. E questi pesci dove cazzo usci? Ma ci fossero altri buchi in questo coperchio dietro? Vabbè. Ecco. Ho fatto un piccolo errore di caduta. Beh, visto che non tengo niente da fare, devo in qualche modo esplorare un po' la zona. Là ci sta della terra o della roccia. Secondo me ci sta qualche casino. Là è troppo buio e un buon posto per far spawnare nemici. Potrei incominciare a muovere qualche passo verso il basso, in modo da incominciare ad accogliere un po' di pietra, che sinceramente credo che sia necessaria. Anche se devo aspettare che crescono gli alberi, se non tengo il fermo. Con che cosa cacchio la faccio ancora? Sto bug del cubo non è stato più bello. Ecco qui, ce l'ho fatta. Ok, siamo arrivati. Tutta la roccia come sempre. Io non commento più nemmeno questa cosa. Qua che ci sta? Guai, sono sicuro che là ci stanno guai. È ridicolo proprio.
Ok, ha fatto una piccola quantità di terra. No, anche con la roccia. Un po' di prestigio. Forse è la mia impressione, ma io ho sentito ragni. E visto che fanno questo sibilo molto squittante, ho paura che stanno qua sotto. Se sono i ragni normali, ok. Tutto di guadagnato, ma se sono i ragni velenosi allora saranno volatili per diabetici, e cioè cazzi amari. Io mi chiedo, ma sto bug dei blocchi che non si rompono, ma che cosa è dovuto? La musichetta si sente, significa che il sole sta sorgendo. Però in futuro non penso che dovrò eliminare la canzoncina, perché è troppo forte e alla fine che copre la voce. E vaffanculo. I ragni io li sento sotto di me, quindi c'è la possibilità, neanche tanto remota, che dove tengo i piedi ci siano i ragni. Vabbè, per il momento ho la pietra che mi serve, quindi bambino tornare su. Andando e andando a fare il forno, e già che ci sono, penso che mi farò anche un po' di strumenti da scavo un po' più resistenti di quelli di legno. La prima cosa che devo fare, ora che becco un po' di legno, è farmi le scalette di legno. Così finalmente risolviamo questa faccenda dei blocchi di terra in mezzo ai maroni. Sperando che l'albero. Ah! Ecco là, l'albero è cresciuto. Finalmente altra legna. Presumo che con questa legna che farò adesso non ci farò tanto carbone. Ora il forno. Ui! Due al prezzo di uno, che culo! Si è creato mentre lo stavo guardando. Potrebbe sembrare una rottura di palle tagliare un albero.
Non lo so, ve lo faccio assistere o... salto? Dipende da voi. Scrivetelo nei commenti e la prossima volta cercherò di accontentarvi. Come dice un proverbio, bere dall'amaro calice. Il cielo ha fatto giusto una fisciatella, da quello che ho visto. Però è servito a fertilizzare un po' il terreno. Anche se sinceramente sarebbe bello che implementassimo Minecraft gli animali che lasciano gli scheletri, così magari con una pala si possono raccogliere e utilizzarli come concime. Questo sì che sarebbe una bella gioia. Ok, adesso diamoci da fare. Un bel forno. E voilà. E adesso una chicca. Una pala. Un tomahawk. E infine una piccola spada, giusto per... anzi, meglio due. Giusto per avere una maggiore difesa. E un'altra bella accetta. Ma va, facciamoci un'altra spada. Che qua è meglio essere cauti. Ok, adesso mi posso dedicare alla creazione della carbonella. Posizioniamo i tema scottante, cazzo messo. Ok, alla terza andrà bene. Io questi blocchi di legno me li vorrei prendere per investirli in qualcosa di più costruttivo. Che figlio di puttana! Vieni qua, bello! Questo dove cazzo è uscito? Vabbè, mettiamo a cuocere un po' di legna e facciamoci il carbonello. Ma quel cazzo di legno da dove cazzo è arrivato? Vabbè, un po' di carne marcia cerchiamo di tirare a campà. Permette 25 secondi di fame. Beh, a me non è servito a riempirmi la barra della salute. E dai, siamo solo al terzo episodio. Con un po' di fortuna magari riesco a sopravvivere fino alla fine. E adesso mettiamoci a cucinare le costolette. E mentre le costolette si fanno, voilà, mi faccio anche qualche torcia, così almeno posso incominciare a esplorare i posti più scuri. Una parte me la devo conservare per forza, almeno finché non... avrò avviato una buona produzione di alberi. Ah, erano 3 giorni, anche di più, che non mangiavo decentemente.
Io direi che questo episodio è stato interessante. Ho incominciato a girare un po' la notte, ho raccolto la pietra che mi serviva e quindi che vi posso dire? Se vi piace sostenete questa serie, se non vi piace non lo votate. Per il resto è tutto grasso del culo. Speriamo che riesco ad andare avanti. Me lo auguro veramente. Alla prossima, ragazzi.